come fare delle asole a macchina su un bordo tubolare aperto, quindi che verrà montato a un cardigan o quant'altro in maniera tale che noi abbiamo le asole già pronte, o meglio da rifinire, ma posizionate a macchina. Chiaramente risponde a tutti i giri e al sistema di come fare un bordo. Ipotizziamo che lo faremo di 12 giri, 2, 3, quindi lavoreremo la metà, 4, 5, sesto giro. Dovremo decidere in base al tipo di bottone che montiamo quante maglie mettere per creare il foro vero e proprio. Quindi prima di passare a macchina è bene fare il conteggio di quanto può essere lunga, altrimenti non combacerà il rapporto parte davanti e iniziale dritta con lo scollo. Bottone e pennarello alla mano per acetato. Perché? Perché il bottone grosso modo ci dirà quante maglie servono per far entrare il bottone. Cioè, messo di taglio ci diamo un minimo di misura, altrimenti non sapremo quante maglie togliere o mettere in sospensione per aprirlo. Quindi siamo alla metà del giro del bordo, quindi sesto giro. Ipotizziamo che dato che l'asola al momento che l'andremo a rifinire sarà più grossa, ma il bottone dovrebbe entrare perlomeno nella parte iniziale. E questi sono gli aghi, per cui prendiamo il famoso pennarello. 1, 2, 3, 4, 5, sono 6 maglie interessate. Io le segno perché? Perché in un bordo doppio, che sia a coste o che sia in rasato, va chiaramente calcolati quanti aghi abbiamo mosso, e per evitare che ci sbagliamo nella seconda parte, è bene sapere quali sono stati destinati all'asola. Faccio la stessa cosa ripetuta, chiaramente a 1 o 2 maglie anche in fondo, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dopodiché la posiziono sugli aghi centrali, me li porto anche avanti per comodità. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi sono segnati gli aghi. Dopodiché, normalmente le asole nel tratto di un cardigan sono da 3 o 5 o 7, ma ognuno ha le sue necessità e capisco bene che saprete benissimo come inserirle. Per cui, devo gestire chiaramente questo spazio, perché l'asola farla è una sciocchezza, posizionarla è una complicazione non da poco, per questo non faccio asole a macchina, ma preparo la striscia e poi, come da video che si stenti, segno e taglio, perché è mille volte più semplice, perché non mi sbaglierò mai a posizionare su una striscia già pronta le asole, mentre così il rischio che ci si sbagli su una lunga striscia di rifinitura di un cardigan sono altissime, è una cosa ovvia, per quanto potremmo essere precise, il rischio è alto. Per cui a questo punto devo avere sempre le 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posizionate, ma devono essere anche equidistanti, cioè devo averne tante maglie a destra e tante maglie a sinistra delle 6. Ho esagerato, 2, 4, 6, 7. Quindi devo fare in modo, contando gli aghi, di avere tanti, e qui si nota che non va bene, per cui ne aggiungo una qui e ne metto una di qua. Sono 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Meglio posizionarsi sul numero di maglie pari a questo punto. Ma diciamo che grosso modo queste saranno le asole. Per cui faccio la stessa cosa da tutti i lati. Le ultime erano queste. A occhio mi posiziono più o meno al centro, 2, 4, 6,
qui sono 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8, ne metto una qui e la metto qui. Questi sono il posizionarlo prima, dice perché? Perché adesso a mano io formerò l'asola. Prendo un pezzo di filo, mi posiziono sui 6 aghi che formeranno l'asola e manualmente formerò il giro perché dopo verrà tolto e noi avremo l'asola pronta. Questo è un giro. Non ho segnato con il pennarello i successivi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non li avevo segnati nemmeno dall'altra parte, quindi tutti gli aghi che verranno utilizzati li segnerò col pennarello, poi basta del comunissimo acetone e lo tolgo. Per il momento mi fanno troppo comodo. Metto, ripeto, su tutti gli aghi, porto avanti l'ago, metto sulla cruna, tiro indietro, un pezzo resta fuori, facciamo quello che fa il carrello. Quindi faccio questo lavoro su tutte. Abbiamo detto che i giri sono 12, quindi faccio altri 6 giri. Questo è il primo tratto. Ora chiaramente devo riportare, ricostruire la seconda parte. È un bordo doppio, quindi dovremmo ottenere, per capirci, una situazione di questo genere, per cui dobbiamo lavorare prima una parte e poi l'altra. Quindi ripeto ancora i 6 giri del bordo, dell'altra metà bordo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A questo punto le asole, se il bordo è doppio, devono creare il foro da entrambi i lati, quindi non faccio altro che, e qui mi torna tanto comodo come avevamo messo qui i segni, ritiro avanti, mi apro chiaramente la seconda fessura, quindi ripeto esattamente quello che è stato fatto nella prima parte. La difficoltà, lo ripeto, non è fare l'asola, è posizionarla nel posto giusto. Io preferisco contare le maglie, se si vuole usare il sistema di contare i centimetri con un righello tra una maglia e l'altra, va benissimo lo stesso, tenendo conto che quando la tiriamo giù non è la stessa cosa, quindi poi tiro fuori le maglie segnate nel secondo giro. O lo faccio per due, lo faccio per uno, diventa e non cambia niente, è solo una questione per fare prima o meno. Vado così fino alla fine. Fatte tutte, rifaccio i successivi 6 giri che riguardano sempre il bordo. Ovviamente se lo stiamo lavorando su un capo, durante un Apollo o quant'altro, il sistema è lo stesso, ma si ripete una volta sola. 2, 4, 6. Metto del filato sul canto, il filo è grosso e non è paraffinato e il carrello sforza. Poi tolgo. Ovviamente se il pezzo non è stirato, cercando di far combaciare bene tutto, o usiamo ago e filo o un filo. L'importante è che si stiri in paro, quindi per questo continuo a ripetere che è piuttosto complicato fare le asole così. Se si tratta di un piccolo pezzo, un Apollo, senz'altro ha il suo tornaconto per me. Quel mio modo di lavorare, altrimenti è più semplice davvero fare un discorso di, scusatemi, sto arrivando, eccomi qua. Questo va stirato perché? Perché una volta stirato, noi dovremo togliere i fili,
e basta tirare perché si crea la fessura. Ora se lo faccio senza la stiratura mi cadranno tutte le maglie e sarà difficile riprenderle. A questo punto meglio usare un filo di cotone, perché lana su lana si rompe e non cammina. Questo per far capire che non è semplice poi recuperare. Se abbiamo invece del filo di cotone scorre meglio. In doppio è così. Una volta aperta la fessura, chiaramente non stirata, rischio che mi cade tutto, ma noi abbiamo le maglie aperte, basta un punto indietro e fermiamo le maglie, quindi un qualunque punto indietro su entrambe insieme viene ancora meglio, ma nessuno ci vieta di poterlo fare su un lato, poi sulla combaciante e infine punto, occhiello e rifinitura, o semplicemente se si è particolarmente bravi con l'uncinetto anche riprenderlo appunto catenella. Quindi se vogliamo rifinire singolarmente non facciamo altro che posizionarci sulla prima maglia chiusa, e ho preso un altro filo, appunto indietro prendiamo maglia per maglia, quando è stirata, cosa che io non ho fatto, la maglia non si muove per cui non cade niente, e qui devo porre attenzione invece perché potrebbero scivolarmi, e centro dietro, salto quella da cui sono uscita, rientro, tiro con calma senza eccedere, ritorno in quella in cui ero stata prima del filo che esce. Ora io mi sono messa sul margine di una maglia per far vedere come fare, ma chiaramente non è il caso di chi farà queste asole, per cui si nota già che l'asola comunque è chiusa, rifinita, in questo caso è fatta in maniera tale che, ecco, cerchiamo di vederlo bene, indietro. Questa è una. Possiamo farla anche in contemporanea con tutte e due le asole aperte, però onestamente secondo me è più complicato, però ognuno non è che non viene bene il lavoro. E arriva l'asola. Ora c'ha la sua combaciante, dobbiamo chiaramente aprire anche questo di filo che abbiamo messo. Speriamo che sia più fortunata, ma due filati di scarto che valevano poco, quindi mi si apre. Per questo dico, meglio usare un buon filo per quello che sarà la maglia, altrimenti cadrà. Comunque un po' di pazienza, si fa anche così. Maglia per maglia, chiaro che se è cotone o qualunque altra cosa che scorre è un secondo, una frazione di secondo aprirla. Così è un po' più complicato, però insomma. Apriamo anche questa. Con un po' di pazienza ripetiamo esattamente quello che abbiamo fatto per l'altra asola, ci posizioniamo sulla prima maglia, meglio lasciare il filo lento che il nodo, ma i nodi in ogni caso io almeno uso, cioè non uso questo sistema perché le taglio, onestamente credo di non averlo mai fatto così, però so il procedimento, quindi rifinisco anche la seconda asola. Fatta combaciare l'asola, chiaramente io sto usando un filo per far vedere la differenza, ma ci posizioniamo e facciamo il punto occhiello. Io sono sinistra, quindi non guardate come faccio io, ma in teoria tutte e due insieme. Quando farlo, prima o dopo il montaggio della mostra? Dipende, l'importante in ogni caso è che combacino tutte quelle aperte, che vengano fermate, quindi imbastite in alto, in basso, dove se lo fate prima, e poi montate. Questo per una mostra con orizzontale, chiaramente rispettiamo le regole della sartoria e facciamo tre passaggi
sul punto in cui gira perché viene meglio, insomma continuate, e l'asola chiaramente con il filato della stessa dello stesso colore, meglio leggermente più fino se è grosso. Questo non l'avrei potuto usare per esempio per fare le asole di rifinitura, non sarebbe mai passato il filo nel coso, però diciamo che il foro va sempre fatto leggermente, sto prendendo il bottone, sempre meglio chiudere il pennarello, incidenti di percorso. Dopodiché, quando avete fatto, deve essere sempre l'asola leggermente più stretta, perché sarà poi il tempo a spanciarla l'asola, tanto vale farla quel pizzico che chiaramente forzi un attimo, perché così resterà più compatta. Se poi tira basta allentare un pochino e cede senz'altro. Quindi il sistema del bottone da misurare per sapere quante su una mostra doppia chiaramente funziona. Se servono solo dei buchini basta semplicemente fare lo spostamento di un ago e fare un foro, però se vogliamo fare un'asola orizzontale poi chiaramente va su una mostra, quindi ce le troviamo in verticale praticamente, perché questa mostra andrà montata al capo. Quindi spero di essere stata di aiuto per pulire la macchina e far capire. Acetone un pelino su un ovatta, no, meglio carta, perché l'ovatta potrebbe lasciare il filo che finisce nei cosi. Si passa un attimo e tutto a posto va, quindi molto semplice e pratico il sistema. Chiaramente se fosse stata a coste sarebbe stata la stessa identica cosa. Per pulire la macchina e far capire, acetone un pelino su un ovatta, no, meglio carta, perché l'ovatta potrebbe lasciare il filo che finisce nei cosi. Si passa un attimo e tutto a posto va, quindi molto semplice e pratico il sistema. Chiaramente se fosse stata a coste sarebbe stata la stessa identica cosa.